Da Bianco Natale a Stasera che sera, la voce inconfondibile di Antonella Ruggero è approdata ieri sera a Messina al Palacultura Antonello con un mix dei suoi successi e della raccolta i regali di Natale. L'ex prima donna dei Mattia Bazar dalle mille sperimentazioni vocali è stata accompagnata dall'Orchestra da Camera Sinfonietta Messina e dal coro di voci bianche dell'Istituto Pascoli Crispi di Messina. L'atmosfera tenera e festiva dei 150 bambini preparati dal maestro Nicola Arena ha fatto da cornice alla cantante genovese e alla destrezza del chitarrista siciliano Francesco Buzzurro. Il recital, che prende il titolo dalla raccolta uscita nel 2010, ha lietato il pubblico con le intramontabili melodie del Natale, apprezzate da grandi e piccini, da ammirare i raffinati arrangiamenti del compositore e pianista Melo Mafali. L'organizzazione dell'evento si deve alla cooperativa Sinfonietta in collaborazione con il dirigente scolastico dell'istituto partecipante Gianfranco Rosso. La Ruggero, con i suoi toni vibranti e interpretazioni a tratti romantiche, a tratti materni, ne ha ammaliato gli spettatori del Palantonello, attestandosi sempre una delle artiste più suggestive della musica italiana. Dal primo 45 giri, intitolato Stasera che sera, diventato primo album dei Mattia Bazar, ha spaziato nella sua carriera dal genere sacro a quello elettronico, dal jazz al pop fino alla musica ebraica, portoghese e orientale. Che sera.